I carabinieri della stazione di Olgiate Comasco, durante un servizio di perlustrazione notturna per il contrasto dei furti in casa, alle 3.40 in via Varese a Beregazzo Conflagro, hanno notato una Mercedes con tre persone sospette a bordo. Nell'auto un 37enne e un 45enne moldavi e un 36enne bulgaro, tutti domiciliati a Cantù. Il primo e il terzo erano già noti alle forze dell'ordine. All'interno della macchina i militari hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, tra cui due pinze, un cacciavite, un taglierino, una torcia elettrica e sei paia di guanti. Portati al comando provinciale dei carabinieri di Como, i tre sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sempre stanotte, poco dopo le tre, una banda di ladri è entrata nel bar Tabacchi, la Grotta Azzurra di Guanzate, in via Roma, rubando sigarette per 5.000 euro. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di una Golf rubata quella stessa notte. Una pattuglia dei carabinieri di Appiano Gentile è riuscita a intercettare l'auto con a bordo i due ladri. Ne è nato un inseguimento concluso nella zona agricola di Guanzate, con i malviventi in fuga fra i campi. I carabinieri hanno recuperato la macchina e la refurtiva per restituire il maltolto ai legittimi proprietari. Mercoledì sera, attorno alle 18.30, un artigiano di 37 anni ha accidentalmente urtato con il furgone le sbarre del passaggio a livello di Rovello Porro in via Vittorio Veneto. Automobili e treni sono rimasti fermi, causando un'interruzione di servizio durata oltre tre quarti d'ora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Turate per effettuare i rilievi. Un contadino di 50 anni di Lurago Marinone stava bruciando delle stoppaglie nei pressi della via Milano quando si è accorto che una folata di vento aveva alzato le fiamme. L'erba secca sul terreno ha preso velocemente fuoco, bruciando l'intero fondo. Nel tentativo di domare le fiamme, il contadino si è procurato delle ustioni non gravi alle braccia. A domare l'incendio, i vigili del fuoco di Appiano Gentile, mentre l'uomo è stato trasportato in ospedale a Como per gli accertamenti del caso, tornando a casa già in serata.